facendo tutti pure. Niente, la crisi c'è stata dal momento che la crisi è sentita dal momento che c'è stata la crisi, proprio dal 2001 in poi abbiamo vissuto così. Il cineclub in parte l'ha subita perché i ragazzi delle scuole non sono più abituati a vedere determinati film che prima vedevano molto volentieri. Prima c'era un bel movimento culturale degli universitari che si sta perdendo, insomma. Ma comunque il cineclub riusciva a proporre questi film con tutti, insomma, comunque si riusciva ad andare avanti, anche se comunque ci stava questa crisi che si sentiva. Io non penso che è dovuto alle multisale, perché le multisale avevano un loro tipo di pubblico che a noi non veniva proprio, insomma, non era interessato alla nostra scelta che facevamo dei film. Per quanto riguarda la crisi che avevamo noi invece come cineclub, la nostra crisi nasce dal fatto che papà pose quelle firme di garanzia e da lì, visto che noi eravamo garanti a nostra volta di papà alla banca qua a Casa Giove, e niente, siamo riusciti a portare avanti l'attività, pensate, dal 2008 ad oggi, direttamente in contanti. Portare un'attività del genere, direttamente in contanti, vuol dire fare enormi sacrifici. E comunque ci siamo riusciti e mai siamo, abbiamo mai pensato di poter fare noi la speculazione edilizia, perché si poteva fare. Pensate che i problemi che avevamo al tribunale erano 150.000 euro. Il locale è stato valutato dal periziato dal tribunale 1.200.000 euro. Quindi bastava prendere un ingegnere e dire: guarda, ho 150.000 euro di problemi, me le risolvi e mi alzi il palazzo. Noi non abbiamo mai pensato di fare questa speculazione edilizia. E quando è stato che è uscita la legge Franceschini, che prima citavano, nel 2004, io subito ho segnalato all'amministrazione che c'era questa legge Franceschini, e per non fargliela andare a trovare, gliel'ho mandata proprio, cioè gliel'ho stampata e gliel'ho portata. E gli ho detto che, guardate, forse il cineclub entra in questa legge perché non segnalato. Non mi hanno neanche risposto ad oggi. Cioè, immaginate. E sia per questo che un'altra cosa che ci tengo tantissimo, anche se dovrebbe andare tutti a rotoli, per l'attività, eccetera, eccetera, io ho protocollato un'altra richiesta all'amministrazione. Chiedevo dei locali dove poter conservare la memoria storica del cineclub, o meglio la biblioteca, la videoteca, i nostri attestati, tutte le firme delle persone importanti che sono venute al cineclub, parlando dalla sorella di Falcone a Tornatore. E neanche in questo caso mi hanno risposto. Niente, questo lo volevo dirvi, grazie.